Devo schiacciare qualcosa? Sì, perfetto, benissimo, grazie. Bene, ringrazio la dottoressa per la gentile presentazione, ringrazio tutti voi di essere venuti nonostante l'inclemenza del tempo e ringrazio il professor De Nicola perché mi ha dato l'opportunità di leggere tre libri interessanti, cosa che non accade spesso. Che portano un po' l'imprinting del lavoro del professor Nicola e dei suoi collaboratori e dei suoi dottorandi o dottorati, e che devo dire io ho avuto la fortuna di conoscere direttamente avendo lavorato per un po' di anni alla facoltà di lingue. Questo imprinting del professor De Nicola si vede molto bene anche in questi volumi, che sono rispettivamente, prima di tutto, una bella antologia con una robusta introduzione curata appunto dal professore e dalla professoressa Maria Teresa Caprile sugli scrittori italiani e la Grande Guerra, un diario di guerra di Armando Gaglione, marzo-novembre 15, curato da un dottorando del professor De Nicola. Questo è un figlio di fornaio, no? Ecco, di commercianti che si trova in guerra nel corso del 1915. E poi, lo accennavo la dottoressa prima, questo diario della Grande Guerra di John Dos Passos, quindi uno dei giganti della letteratura statunitense. Allora, qual è questo imprinting del professor De Nicola che si vede in questi lavori? È duplice, direi. Allora, per un verso, il professor De Nicola crede fortemente nella interdisciplinarietà, cioè del fatto che le discipline debbano parlare tra di loro, cosa che tutti dicono di voler fare, ma che pochi fanno, un po' perché è costoso, è impegnativo, e un po' perché non paga dal punto di vista accademico. Accademicamente si è considerate delle discipline di appartenenza, se uno solo si muove un po' fuori. La ricerca internazionale, soprattutto quella più avanzata, anglosassone, sta cercando disperatamente di dimostrare che invece bisogna mettere insieme saperi diversi. Perché serve, prima di tutto perché serve, è costoso ma serve. Ora, il professor De Nicola in questo crede, ha sempre creduto, con una caratteristica importante, che è il pieno rispetto delle competenze. I letterati fanno interdisciplinarietà partendo dal far bene il loro mestiere di letterato e di storico. E allora questo è il modo con cui poi possono dialogare, e questi libri lo dimostrano molto bene. L'altra cosa, l'altro imprinting del professor De Nicola, invece, per ricordarlo devo ricorrere a una battuta di un grande romanzo di guerra, un romanzo surrealista di guerra di Joseph Heller, Comma 22, a un certo punto Heller fa dire al suo personaggio, dice: ah, quello lì sa tutto di letteratura, tranne che Gustavo. Ecco, il professor De Nicola viola questa cosa, che è molto comune tra i nostri colleghi: saper tutto di tutto, tranne che gustare quello che si sta studiando, e quindi renderlo poi insopportabile a quelli che lo devono ricevere, digerire, eccetera. Mentre invece da questi libri viene confermata questa capacità del professor De Nicola e dei suoi collaboratori di non solo sapere della letteratura, ma anche gustarla e trasmettere questo gusto, questo interesse. Questo, dicevo, si vede molto bene, queste due caratteristiche, anzitutto nell'antologia. Questa bella antologia che è ricca di numerose chicche, che poi io, stando nella mia competenza di storico e non di letterato, probabilmente non ho colto in tutta la loro ricchezza, però pur essendo un vile meccanico, devo dire che alcune proprio l'ho apprezzato molto. E oltre a questo c'è anche un tentativo di riflessione molto serio sulle caratteristiche della letteratura italiana intorno alla Grande Guerra, cioè su questo fatto. E poi queste sono anche osservazioni che getto lì e il professore mi bacchetterà se provando a fare un interdisciplinare ha dimostrato la mia incompetenza, che conferma il fatto, no? Che bisogna provarci, che è questo fatto che, stranamente, in Italia
si scopre, questa è una cosa capitale. In Italia, nel periodo successivo alla guerra e poi durante il fascismo, non escono molti romanzi sulla guerra stessa. Questo è un fatto davvero di grande interesse. Cioè una guerra che, almeno dal punto di vista narrativo, pare che si faccia fatica a ricordare, a rivendicare, no? Ma così da storico viene da pensare, ma correggimi, che una prima ragione possa essere, poi voi ne avanzate di molto sofisticate, un po' anche questo fatto che questa è una guerra in cui l'Italia entra in una maniera che davvero ricorda, no? Uno dei libri più importanti che è uscito negli ultimi due anni sulla guerra si intitola I Sonnambuli, The Sleepwalkers. Si entra nella guerra, questo grande studioso di Cambridge, Christopher Clark, entra nella guerra un po' come dei sonnambuli, no? Perché non si capisce bene dove si andrà. E gli italiani in particolare, no? Non si capisce bene che obiettivi abbiano, non si capisce bene quando comincia la guerra. Però a un certo punto non si capisce bene nemmeno come è finita, perché un paese vincitore si percepisce come sconfitto. Ecco, allora da questo credo che nasca, no, la difficoltà di narrare questa guerra, no? No, ma questo è un problema, che è un po' un problema in realtà che non si presenta solo nel caso della prima guerra mondiale, si presenta poi nella seconda guerra mondiale, no? Queste guerre dai confini incerti, non chiaramente definite. Quando è che è finita la seconda guerra mondiale? Quando è cominciata la guerra fredda? Domanda che gli storici si pongono. Ecco, da questo credo che derivi la difficoltà che voi sottolineate con grande efficacia, con grande acutezza nell'introduzione e poi le peripezie che vi prova a raccontare. Ad esempio, non so, questo romanzo di Puccini, Cola, no? Che è un romanzo che non sembra tagliarsi tanto, no? Alla retorica fascista, tanto è vero che, come tu dici, nella prima edizione, no? L'autore si sente poi costretto, obbligato, no, a mettere nel sottotitolo una specie di, no, come una negazione di quello che c'è poi invece, quello che emerge dal libro. E nel 35, questa prima edizione del 27, mi pare, correggimi, e nel 35 invece poi però a questo punto è pienamente intruppato, quindi il sottotitolo è scomparso. Allora, difficoltà e poi peripezie, complicazioni. Questo, per questo credo che questo libro sia davvero molto, molto prezioso, molto importante. Scena anche alle varie ondate di questa letteratura, no? La prima, la seconda ondata. Lo stesso si può dire anche di questo dialogo, curato da Eugenio Parodi, che, se non ricordo male, sta lavorando alla tesi di dottorato su un argomento che a me è molto caro, perché riguarda il mio professore del liceo, che era il poeta Adriano Guerrini. Infatti scrisse anche un libro su di noi, sulle nostre classi, che si intitolava La rivoluzione al liceo, che poi andava a presentare in televisione e sembrano senza qualche difficoltà. Una persona notevole, straordinaria, devo dire, probabilmente non come le classi successive, ma l'ultima classe nostra, terza liceo, lo mettiamo un po' in croce, come si vede nella rivoluzione al liceo. Ecco, però ci ha insegnato tantissimo, ci ha insegnato davvero tantissimo. Ci ha insegnato, ad esempio, appunto, un po' anche a chi come me poi ha fatto il vile meccanico, ad amare un po' la letteratura, insomma, era una linea di sbaglio, no? Però, insomma. Ebbene, Parodi che sta lavorando a questo, però nel frattempo ha curato, devo dire, un grande rigore questo dialogo che, come sempre, poi, no, qui siamo a mezzo tra il dialogo e la memoria, no? C'è una sovrapposizione. Perché dico con grande rigore? Perché ha fatto il filologo e ha fatto la contestualizzazione, cioè non ha fatto quei lavori che si fanno da parte di alcuni letterati e anche storici, che prendono un dialogo e fuori dal contesto cominciano a dire ma questo rappresenta, ma questo è, no? Con un impressionismo che purtroppo domina da noi, perché all'estero no, ma da noi sì. Ecco, invece no, il Parodi si attiene molto rigorosamente alla filologia e al contesto, e anzi recupera dei dati estremamente interessanti.
estremamente importante. Tanto chiarisce, questo è un commerciante, viene da una famiglia di commercianti, ha fatto lo studio di commerciale. È un po' difficile applicare a questo Gaglione la categoria peraltro molto vaga di scrittura popolare, no? Decisamente no, magari è un uomo comune, forse, persona comune. Ma e poi, cosa molto importante, la impreziosità con dei documenti, tra cui ad esempio una lettera miracolosamente sopravvissuta alla censura, una rara lettera che sopravvive alla censura perché viene trasmessa in maniera diretta, attraverso un contatto diretto. Quindi con questa attenzione, qui anche una parola molto fine, alla dinamica tra la parola scritta e la parola di accompagnamento, la parola pensata e detta prima di essere scritta e quella che accompagna poi nella sua presentazione la parola scritta. Questo, dunque, ho trovato anche questo contributo di grande interesse, così come il terzo libro, che è questo diario. Questa mi ha colpito che, come del resto la vostra antologia, non sia stata ancora adeguatamente, o magari mi è sfuggito, segnalata dalla stampa, che segnala spesso cose di nessuna rilevanza, e invece questo è il diario di Dos Passos, ed è un diario formidabile, assolutamente straordinario. Io, di nuovo, il meccanico, non sono in grado di valutare la qualità letteraria, per cui lascerò a te di parlare. Ma così, intanto sono delle annotazioni, sono delle osservazioni sui luoghi che Dos Passos incontra. Ponte Decimo, la noiosa Milano, ecco, la noiosa Milano. E poi a Roma, dove si incontra con Hemingway, Dos Passos che incontra Hemingway a Roma. Nessun grande organizzatore culturale potrebbe mai immaginare oggi di poter mettere insieme una cosa del genere. La guerra è uscita anche in questo. E poi c'è un fatto cruciale dal punto di vista storico. Dos Passos, come del resto è, viene in Europa a guidare l'ambulanza. Questo ha un tema dal punto di vista storiografico, rispetto al quale di nuovo la nostra storiografia italiana è in ritardo spaventoso, ma che invece, sul quale invece la storiografia russa, soprattutto statunitense, sta lavorando con grande intensità. Esce una mia cosa su questo, sul prossimo numero dell'Indice. L'Indice sta curando un fascicolo speciale sulla Grande Guerra, no? E ci sono quindi delle rassegne, sarà anche una rassegna sulla letteratura, sugli rapporto Stati Uniti, Grande Guerra, che io ho fatto. Bene, la Croce Rossa, ma la Croce Rossa americana. Che storia è dunque la storia della Grande Guerra? Certo, la storia di uno sconquasso spaventoso, dal quale alcuni non si sono più ripresi. È una storia di trauma, di distruzione, ma è anche, guardate, la storia in cui nasce l'umanitarismo moderno, nasce il pacifismo, e di nuovo sono gli studiosi anglosassoni che hanno lavorato, stanno lavorando con grande contatto, un po' anche i francesi, sul pacifismo. Sono soprattutto organizzazioni femminili. Dos Passos è uno che odia la guerra, e lo si capisce benissimo, odia questa esperienza spaventosa. E trasforma tutto questo in un atteggiamento di ironia, di sarcasmo, di rifiuto, mentre guida queste ambulanze. E qui c'è la storia appunto della Croce Rossa americana, che è contemporaneamente un'espressione dell'umanitarismo, cioè un'espressione di una serie di impulsi di donne e di uomini ad aiutare gli altri, indipendentemente dalla lingua che parlano, da come si presentano, da come si caratterizzano, dallo stesso colore della pelle. Questi stessi donne e uomini, però, hanno i loro pregiudizi di medio borghesi, ieri, convinti di essere accetto del mondo, e sempre più convinti che saranno sempre più accetti, così porta dietro anche questo. E poi finiscono. Dos Passos no, perché è sempre decisamente, rigorosamente, cerca di staccarsi il più possibile dalle contaminazioni col governo statunitense, ma finisce in notevole misura la Croce Rossa statunitense per fare politica estera in luogo
del governo statunitense. Cioè là dove non arriva il governo, arriva la Croce Rossa. E quindi finisce spesso per essere coinvolta poi in operazioni cosiddette di diplomazia culturale, talvolta anche inconsapevolmente. Ecco, allora guardate che storia complicata che c'è dietro questa vicenda della Croce Rossa americana e dello scrittore dello spasso, ripeto, vista con gli occhi di uno storico che ha parlato anche troppo e quindi si tace. Grazie. Prima di passare la parola al professore, volevo ricordare le due date dei film, delle proiezioni dei film, perché sono tutte con l'introduzione letteraria del professor De Nicola. Quindi quella di domani introduce naturalmente il professore Marco Salotti, ma tutta la parte dell'introduzione dal testo è del professor De Nicola, e anche quindi domani abbiamo Da un anno sull'altipiano di Emilio Russo a Uomini contro di Francesco Rossi, quindi avremo questa parte di proiezione, e poi il professore sarà di nuovo presente con noi il 5 di febbraio, e quindi avremo la proiezione della Grande Guerra, e il testo preso in considerazione sarà Trincee di Carlo Sassa. Questo lo volevo ricordare. Grazie professore. Bene, io ringrazio naturalmente il professor Fasce o l'amico Nato, che si voglia, per le cose che ha detto, che in effetti, al di là così della soddisfazione per il lavoro compiuto, mi danno già lo spunto per dire qualche cosa. Sì, il gustare quello che si fa e quello che si propone. Io credo che in Italia manchi una categoria di produzione libraria, cioè quella della alta divulgazione, o diciamo anche divulgazione, togliamo anche alta, poi alta e bassa non cambia di molto. Cioè uno studioso può anche fare delle ricerche minute, mettendo insieme dei saggi che poi magari gli servono per i concorsi, quindi libri che poi in realtà non legge nessuno, o leggono quei tre o quattro che poi diranno se è bravo o non è bravo. Però a parte questo, credo che uno studioso debba anche poi far circolare il risultato del suo lavoro, debba metterlo a disposizione di chi non è uno studioso per professione, per scelta, debba metterlo a disposizione anche degli studenti che non sono degli studiosi, nel senso che non tutti andranno a continuare i loro studi, ma sono nella condizione, credo, irripetibile di avvicinarsi a quell'oggetto che si chiama libro. E allora ecco, a questo punto chi ha dedicato il suo tempo, la sua vita, la sua carriera a studiare, credo che abbia il dovere più o meno morale di allargare i fruitori di chi può in qualche modo avvicinarsi al suo lavoro, e se è capace di farlo in maniera gradevole e tanto guadagnato. Infatti questo, il libro, l'antologia che abbiamo fatto è in realtà una somma di tanti libri, no? Come diceva un certo Umberto Eco a proposito del Nome della Rosa, è un libro fatto di libri. È un libro fatto di libri perché abbiamo scelto da un romanzo, da un racconto, da una raccolta di poesie, quello che ci sembrava potesse essere gradito al lettore. In effetti chi ha finora letto questo libro ha detto: ma l'abbiamo letto come un romanzo perché in effetti c'è una costruzione che segue gli avvenimenti storici nel loro svolgersi, e quindi dalla vigilia dell'entrata in guerra, poi riprendiamo anche il discorso che Nando ha facciato prima, e arriva, non c'è il discorso sulla vittoria, non si parla di vittorie, ma si parla di conclusione, no? L'ultimo capitolo in effetti è da Caporetto al Piave verso la fine, quindi abbiamo, non per smentire quello che la storia e gli storici sostengono, ma perché poi credo che nessuna guerra abbia un vincitore, non ci sia mai una vittoria, perché è appunto quello che raccontiamo, quello che abbiamo visto scritto da tanti autori, dimostra che insomma, la vittoria non si può certo legare come concetto alla vita dei 650.000 soldati italiani morti, ma anche di quelli ovviamente degli altri paesi. E quindi questo è un libro che vorrebbe dare una scelta di brani che sono stati scritti sulla guerra, per dare il piacere della lettura a chi si avvicina, ma anche per proporre le diverse angolazioni
su questo episodio, perché questo è stato già accennato prima. La guerra era abbastanza vaga, in effetti si citava l'immagine della partecipazione un po' da sonnambuli. Con chi entra in guerra l'Italia? C'è un racconto di Pirandello, Berecche, nel quale il protagonista è un ammiratore del pangermanesimo. In effetti molti italiani pensavano che si dovesse entrare in guerra a fianco della Germania. E allora mi viene in mente un'altra cosa, Fascio prima accennato che trattare l'argomento guerra in effetti è difficile perché è un argomento non circoscrivibile. E allora questa incertezza che hanno, che si ha alla vigilia della guerra, questo desiderio di intervenire, ma non si sa bene perché, questo essere estranei, c'è un racconto di Panzini che è ambientato sulla riviera romagnola, dove siamo all'inizio del 15, fine 14, nel 15, ma la maggior parte della cittadinanza era completamente estranea al tema guerra, non mi interessa, è una cosa dell'est europeo, degli austriaci, affari loro, non ce ne importano gli italiani di questo, no? E quindi c'è una certa inconsapevolezza che sicuramente sarà anche poi della seconda guerra mondiale, se noi leggiamo il partigiano Giovanni di Fenoglio, si arruola prima tra i partigiani rossi per la semplice ragione che li ha vicini a casa, poi a un certo punto c'è una grande sconfitta e si arruola tra i partigiani azzurri badogliani monarchici, quindi che ci fosse una consapevolezza è difficile, ma la stessa mancanza di consapevolezza c'è stata nella prima grande occasione di impegno militare del nostro popolo, cioè al tempo del Risorgimento. E quando Garibaldi unisce 1000 a Quarto, non è che si sapesse dove sarebbe andato, non poteva andare nel suo vecchio sogno, no? A liberare Roma dal Papa e dai francesi, ma poteva anche andare a Nizza a liberare la sua città che era diventata francese, poteva andare in Sicilia, però aspettava notizie se fosse stata la sollevazione dei palermitani, e quando poi finalmente parte si sa che è confortato dalle notizie ricevute da Crispi che la meta è la Sicilia, e quando fa scala a Talamone per prendere armi, vivere eccetera, alcuni dei 1000 non si imbarcano più perché la Sicilia che cos'è, dov'è la Sicilia, che idea possiamo avere noi della Sicilia, cosa si sapeva, quello che aveva riportato qualche commerciante perché deve andare a rischiare la vita in Sicilia. Quindi c'è questa inconsapevolezza. E allora se voi leggete questi brani sulla guerra, troverete in realtà non la prima guerra mondiale, ma le prime guerre mondiali, perché c'è una gamma vastissima che dimostra come e quando questo episodio sconvolgente, ad esempio, un diario di Bayeux. Questo ragazzo parte dalla prima data 31 marzo 1915. E anche lui, intanto, l'inizio è una sequenza di luoghi attraversati dalla sua tradotta. Quindi, 1 marzo, lui partenza da Novi, passo per Tortona, Pordenone. Arriviamo a Pordenone. 4 aprile, siamo a Sacile, cena e ballo. Stiamo andando in guerra? Non sembra. Scusa, però se interrompo, in fondo Kafka cosa si dice? Il 2 agosto la Germania ha dichiarato guerra alla Russia, punto. Non ti capisci. E allora? Sì, prendiamoci il microfono per ora, così ci facciamo una cosa due voci. E poi andiamo avanti, non nuoto in piscina, però il 4 aprile, il 6 aprile, pranzo a Villa Dolt, sera Calesse, quindi ce ne andiamo a spasso. Poi ancora 13 maggio, vedete che ci stiamo avvicinando a dei giorni più bruciati, ballo a Tesis. 15 maggio, marcia terribile di 33 km, le cose cominciano a cambiare. 23 maggio, notte, partenza per la guerra.
24 maggio, la guerra si comincia a toccare, ore 4 oltrepassata rete, si cammina tutto il giorno sino alle ore 24 senza mangiare, quindi il ballo calesse e sono lontani. E poi ancora 27 maggio i primi feriti, 28 maggio fame, ecco la fame, un po' più avanti verso settembre e poi ottobre soprattutto freddo, e quindi che cosa aspetta dai suoi parenti, che siamo ancora nel periodo in cui i pazzi arrivano ai soldati, e aspetta lana, cappello di lana, mani di lana, perché il freddo, come la fame prima, è la guerra. La guerra è anche queste esigenze materiali. Piove sempre, grande cerimonia, nella notte ordine di partire, e poi 17 novembre, al mattino gran rapporto, disposizioni per l'azione. In questo momento sono in una grotta scavata dalle artiglierie, ove trovai un piccolo fuoco. Sento l'imminenza della mia fine. 17 novembre, due giorni dopo, muore. Ecco dunque la scoperta della guerra. Quando Armando Gaglione parte da Ovada, e nel primo periodo della sua permanenza a fronte, continua a chiedere notizie del forno. E poi è la guerra. Poi i compagni che cominciano a morire, queste bombe malefiche, questi shrapnels che seminano schegge contro le quali i medici italiani non sanno che fare. La categoria dei mutilati nascerà proprio da questo, da ferite che non si sanno curare. E allora, secondo un'ottica molto cinica, il ferito che si presume possa tornare ancora a fare soldato si amputa di un dito, di un braccio, e allora ecco che questo ha la precedenza sui feriti gravi. I feriti gravi, ahimè, vengono lasciati al loro destino. Ecco, prima citava Nando il romanzo Il soldato Cola di Mario Pucci. Ecco, qui vorrei fare un ragionamento anche di tipo editoriale. Allora, è stato detto giustamente che romanzi sulla Grande Guerra se ne sono stati scritti pochi, cioè in Italia non c'è un romanzo come Il fuoco di Barbusse, come All'ovest niente di nuovo di Remarque. Ci sono tanti romanzi, ecco, pubblicati da piccoli editori. Ecco, il libro di Puccini esce da Vecchioni, che era un editore dell'Aquila, e il libro di Carlo Pastorino, qui eredi sono qui con noi stasera, esce dalla Sei, che era una casa editrice essenzialmente scolastica. Ecco, anche i nostri libri escono da piccoli editori. E l'antologia esce da Genomena, che è un editore di Formia, e i due libri di Gaglione e di Dos Passos escono da Gambarò Editore, che è qui con noi questa sera, che è di Sesto Levante. Questo in base al ragionamento che possiamo, se non voglio dire, possiamo farlo, in base al quale c'è la cultura la fanno i piccoli editori, non le fanno i mercanti di libri. I mercanti di libri cercano il bestseller, lo trovano qualche volta e allora si arricchiscono. Molto spesso pubblicano libri che nessuno legge, sappiamo che c'è una buona percentuale, Artelli saprà più cose di me su questo, di libri pubblicati dalla grande editoria che hanno un lettore. Poi ce ne sono altri che ne hanno 16-18, e poi c'è il bestseller che è scovato a volte casualmente, come quando Dove ti porta il cuore, è stato un caso, no? Che abbia avuto un successo, e però è la piccola editoria che pubblica i libri importanti. Il soldato Cola, dicevamo prima, è un libro curiosissimo, tanto Mario Puccini era stato in guerra. Ecco, questo è un altro dato importante che vorrei fosse tenuto presente. Allora, di guerra si parla da Omero, la letteratura occidentale nasce con un romanzo che è un poema epico che racconta la guerra di Troia, benissimo. E poi cosa abbiamo? Abbiamo i romanzi epici cavallereschi, Ariosto, Tasso, Pulci, che è più divertente.
gli altri, e sono tutti uomini di corte che si sono informati sui cantari, su altre opere che raccontano le vicende di Paladino di Francia. Anche Dante racconta in situazioni di guerra, e questi scrittori però la guerra non l'hanno fatta, e la guerra è un tema letterario. Con il Risorgimento, ci sono dei libri straordinari, vedo che da Quarto al Volturno di Abba e anche il romanzo di Barrili su Mentana, la sconfitta di Garibaldi a Mentana, Garibaldi e le cose di Roma, sono due romanzi straordinari. Ecco, e sia Barrili sia Abba erano stati garibaldini, erano stati dei volontari. E questo succede anche nella Grande Guerra. I libri più importanti sulla Grande Guerra sono stati scritti allora da chi la guerra l'aveva fatta. Da chi l'aveva fatta in un modo stravagante, se vogliamo, come D'Annunzio, perché Il Notturno rimane pur sempre un libro, uno dei libri importanti sulla Grande Guerra, a chi, come Mario Puccini, l'ha fatta da ufficiale, o chi, come Carlo Pastorino, pure l'ha fatta da ufficiale. E allora sì che qui viene utilizzato il taccuino di guerra che pare a tutti coloro che erano in grado di scrivere si portavano appresso, però è anche vero che poi si cerca di far sedimentare questa materia. La prova del fuoco nasce da tutta una serie di taccuini che Carlo Pastorino ha, e a un certo punto però cosa dice? Non vanno bene, bisogna inventare un personaggio. Lo stesso ragionamento che farà nel 1946 un certo Italo Calvino, quando dopo aver scritto decine di racconti autobiografici dirà: no, io racconto sempre la mia storia, non va bene, devo inventarmi un personaggio nel quale non mi riconosco, inventa Pin del Sentiero di Ragno. Quindi c'è questa necessità di elaborare. Torno a Mario Puccini, perché Puccini scrive, ecco, pensate, nel 1918, guerra ancora in corso, Puccini nell'estate scrive Dal Carso al Piave, che è un resoconto della ritirata di Caponente. Ecco, se voi prendete in mano il libro nella versione originale pubblicato da Benporad, cosa trovate? Trovate a un certo punto che la censura ha imbiancato, sbiancato, se vogliamo, un certo numero di passi, perché è ancora la guerra in corso, quindi non bisognava dare troppe notizie. Voi direte ovvio, in realtà è una sciocchezza, perché questo libro raccoglieva degli articoli giornalistici già usciti integralmente sulla Gazzetta del Popolo, e quindi quello che poi nel libro la censura ha eliminato in realtà era stato. Quindi Puccini ha sentito l'obbligo di raccontare quello che aveva visto. Lui era nella Terza Armata, quindi dove operava Diaz, del quale era amico e ammiratore, e quindi ha ritenuto di testimoniare ancora a guerra in corso. E poi la guerra finisce e Puccini riprende in mano questo libro. Perché? Perché a guerra finita può dire delle cose, ad esempio su Cadorna, che allora non avrebbe potuto dire. E allora ecco che si mette a scrivere una nuova versione, intitolandola semplicemente Caponetto. Però poi la lascia lì, perché? Perché scrive altri due libri di documentazione, come Ho visto il Friuli e Davanti a Trieste. Libri pubblicati, come ne uscivano allora, tra il 18 e il 19 ne sono usciti a centinaia, forse a migliaia. Però tutto questo non basta per far capire cos'è stata la guerra, e crea anche lui un personaggio, il soldato Cola. Chi è il soldato Cola? Era un emigrato, e questo è un altro argomento interessante che io non credo, forse Nando mi smentisce, la partecipazione degli emigrati alla guerra. Gli emigrati perché? Sono 65.000 che partono dagli Stati Uniti. Ritorno, lui era emigrato in Francia, perché ritorna? Perché la propaganda aveva suonato un po' la gran cassa, e l'emigrazione era vista come una ferita nazionale, come un disonore, no? Pensate a Pascoli, no? La grande proletaria si è mossa, quindi la servitù della greba del tempo presente. Ebbene, a un certo punto
Cola, come tanti altri, dice, ma sì, se noi facciamo la guerra, la vinciamo, naturalmente tutte le guerre che cominciano si devono vincere, e a questo punto avremo anche noi le nostre terre d'oltremare, diventeremo anche noi una potenza coloniale. E quindi Cola torna, combatte, ma è un po' pavido, si imbosca, e a un certo punto però deve uscire dall'ufficio e accompagna il suo tenente in una battaglia sanguinosa nella quale viene ferito. Viene ferito e gli viene amputato un braccio, discorso di prima. Bene, quella è la riflessione che dal suo letto di ospedale fa Cola rivolgendosi a un infermiere. Dice, prendi cara, io non posso scrivere, posso immaginare perché, scrivi a mia moglie e dille che sto per tornare e mia moglie sarà molto contenta perché tornerò con una bella pensione di guerra. Ecco, infatti la moglie poi farà sapere, non vedo l'ora di vederti, anche perché risolverai i nostri problemi con la tua pensione di guerra. Quindi questo soldato si ravveda di essere amputato, in precedenza aveva anche pensato di automutilarsi. Ecco dunque cos'era anche la guerra. E a un certo punto quando la conosci, quando esci, è come il povero guerriero, oppure quando non sei più un imboscato, la guerra è vedere sulla propria pelle quello che rappresenta un combattimento al quale si sopravvive, ma non del tutto. E allora la guerra è l'occasione per sistemarsi la vita. Ecco allora perché quando il libro esce, siamo nel 26, siamo negli anni in cui si svolge la pedagogia fascista, no? Come deve essere l'italiano? E allora l'italiano deve essere un eroe, e allora l'erede dei legionari romani. E allora Puccini, per ingannare la censura che si faceva, ancora non c'era il Michael Pop, non c'era il sottosegretariato della stampa della propaganda, in sostanza erano dei questurini che facevano i censori, no? E allora, per far passare questo libro che raccontava di un italiano tutt'altro che eroe, ben contento di aver perso un braccio per non stare più a combattere, scrive al Duce che con la materia sorda dei Cola ha saputo plasmare l'italiano di oggi. Ecco, però il libro rimane, il libro è una bella prova di quello che era lo spirito non necessariamente militarista dei nostri soldati. Ecco, di queste vicende ce ne sono molte. Ecco, non torniamo un momento, poi quando è tardi me lo dite, fate un cenno, di queste, ecco, il discorso dei romanzi, dei romanzi che non ci sono, non ci sono perché evidentemente il tema è un tema ancora scottante. È un tema scottante proprio perché abbiamo vinto o non abbiamo vinto. Sembra di no, la vittoria mutilata, no? Questa formula la conoscete. E sembra che non abbiamo vinto, sembra che certe ferite restino aperte. C'è il primo libro scritto da un certo Erich Suckert, che poi altri non sarà se non Curzio Malaparte, che si intitola Viva Caporetto. Viva Caporetto è un bello schiaffo alla propaganda che cerca di celebrare il soldato italiano. Perché viva Caporetto? Perché per Malaparte Caporetto è stata voluta dai soldati italiani come loro rivoluzione nei confronti del potere istituito, costituito. E quindi è stato un atto politico. Ora, questa tesi, non so fino a che punto sia sostenibile o meno, siamo nel 21, però ancora nel 21 si cerca di capire, si danno delle interpretazioni, e questa di Malaparte è soggettiva, però è una tesi che prende, però voi capite che non può passare, il libro viene sequestrato e Malaparte, che come sapete era tosto, come si dice, lo ripubblica con un altro titolo, La rivolta dei santi maledetti, questo simbolo dei santi maledetti. Viene naturalmente risequestrato, però intanto siamo arrivati nel 23-24
E allora chi sarà il primo avversario di Malaparte? Saranno proprio fascisti. Infatti molte vetrine dove il libro è esposto sono frantumate perché il soldato, raccontato da Malaparte, non è il soldato che è il fascismo buono. Ecco allora, su questa sconfitta, su questa ritirata, quanto ci si interroga. E poi naturalmente ci sono altri aspetti. Ad esempio, sono due, io ho introdotto due testi molto diversi sulla prigionia. Uno è di Gadda, il giornale Prigionia, dove il racconto è ironico e in qualche modo quasi demistificante. Gadda che racconta che sta mezz'ora davanti allo specchio nel farsi la barba perché è l'unico modo per non sentire la sofferenza della prigionia. Ma poi c'è anche un altro romanzo, anche questo di Carlo Pastorino, La prova della fame, che ci racconta invece la prigionia cos'era. Cos'era quel liquido ambiguo che a piccole dosi veniva proposto come cena, come pranzo, la pagnotta di pane raffermo. Ecco la prigionia. Ecco, non dimentichiamo, qui adesso lo storico mi smentirà forse, che per l'esercito italiano il prigioniero era un colpevole. Cioè io ho scoperto, lo sapevo, che mentre i governi austriaci, francesi mandavano ai prigionieri dei pacchi di cibo, e l'italiano non faceva così. L'italiano considerava il prigioniero uno che non ha combattuto fino in fondo, che non è morto sul campo e che ha preferito farsi catturare. Anche questa era la guerra. C'è un racconto, anche qui credo che sia tremendo, di un processo militare. Cosa è successo? È successo che durante la ritirata alcuni soldati hanno perso i contatti con il loro reparto. Bene, quattro di questi tornano comunque in un accampamento e appena tornano cosa gli si fa? Si mettono in gattabuia e poi gli si prepara un bel processo. E allora l'autore di questo brano, che è Attilio Frescura, che era un avvocato della vita civile, viene incaricato di fare la difesa di questi quattro, che erano sbandati, non erano neanche prigionieri, erano semplicemente sbandati. Ecco, è già deciso in partenza che devono essere fucilati. Hanno fatto qualcosa di male? No, non sono morti. Cioè, la loro colpa è quella di non essersi fatti uccidere. E allora abbiamo questo processo, è una delle pagine più sconvolgenti che abbiamo messo, in cui il povero difensore dice: ma questi hanno preso i contatti perché il loro reparto si è liquefatto, non è rimasto più nessuno. E con chi potevano essere in contatto? Però l'inquisitore dice: ma che prove abbiamo che non hanno tentato lo stesso di stare vicini al loro ufficiale? Ma il loro ufficiale non sappiamo dove sia andato a finire. Ecco allora, di questi quattro uno riesce a salvarlo. Questi tre poveretti vengono fucilati. E la guerra era anche questo. E la guerra era quello che vedremo domani nel film Lusso, del generale Leone, che vuole far esporre ai cecchini i suoi soldati. E la guerra era anche quella che abbiamo visto nel libro, nel film di Olmi, recentemente proiettato, riferiranno in pratica, che prende spunto da un racconto di De Roberto, che io avevo messo senza sapere che poi sarebbe diventato film, nel quale si racconta di un avamposto che deve andare a conquistare una capanna che dista 100 metri, un posto strategicamente importante, e questi soldati uno per uno escono dalla loro baracca sapendo che non potranno assolutamente scampare, cioè sono destinati a essere un oggetto di un tiro al bersaglio. E allora uno alla volta si offrono, prima si offrono, faccio il passo avanti famoso, no? E allora, però quando si offrono cosa fanno?
dicono subito: questa è la mia cassetta, mandatela a. Quindi c'è già il senso di andare incontro alla morte sicura, ma quello che è peggio è una morte assurda, perché conquistare quella caparra non significa niente. Ecco dunque che cos'era la guerra. Ecco, qui ci si rende conto, poi vi taccio, che la guerra vista dai soldati, vissuta dai soldati, patita dai soldati, sofferta dai soldati, non aveva nessun riferimento con chi la guerra la decideva. E sembra un po' così sgradevole ripeterlo, però la guerra è stata un gioco compiuto chissà dove, e qui c'è un passo ancora della prova del fuoco di Pastorino, che dice: ma la guerra la fanno così a Roma, spostando delle pedine, ma a fronte ci siamo noi. Ecco allora che viene fuori questo stacco totale tra il paese reale e chi guida il paese reale. E è uno stacco che, insomma, non è che dobbiamo poi avere troppa fantasia, forse vediamo anche oggi. Quando io vedo i nostri laureati, i nostri studenti abbandonati a se stessi, mi domando quanto il paese reale, che sono loro, stia a cuore a chi dovrebbe prendersi cura di loro, dei giovani, di dare un lavoro. Abbiamo il 45% di disoccupati, quasi tutti laureati, sono il paese reale. Chi si occupa di loro? Abbiamo avuto 650.000 soldati morti, chi si è preoccupato di loro? Ecco, guardiamo la grande guerra anche sotto quest'ottica. Certo, è stato un evento bellico nel quale, anche qui è un'altra considerazione che si può fare, e certo ci sono stati atti di generosità, di eroismo, questo rapporto tra gli ufficiali e i soldati, soprattutto i tenenti, i sottotenenti, ecco, questa è un'altra cosa. Adesso Fasce mi dirà se parla. Sì, prego. I sottufficiali erano coloro che, quando c'era l'azione d'attacco, dovevano guidare la pattuglia, e come facile capire, molto spesso erano i primi a morire. E allora cosa successe? Successe che anche coloro che erano a fronte come soldati semplici, se avevano un titolo di studio, erano chiamati a fare dei corsi un po' approssimativi per subentrare, per diventare a loro volta ufficiali, senza magari aver avuto questa inclinazione. E c'è una lettera recentemente pubblicata di Ungaretti, proprio a Mario Puccini, in cui Ungaretti dice: chiamato a fare un corso degli ufficiali, cioè non lo farò mai, perché non mi sento di dover portare 40 uomini a morire. Ecco, anche questa è stata la guerra, anche questa volontà di rimanere, scrive Ungaretti, il più scalcinato dei fan. Credo che una cosa che non è stata ancora studiata adeguatamente, anche se nel libro di Marco Mondini ci sono tentativi interessanti in questo senso, il libro di Marco Mondini è probabilmente il libro più bello oggi in circolazione sulla guerra dal punto di vista italiano, insomma. Ed è proprio queste dinamiche informali. Cioè, in realtà, questa è un'intuizione della sociologia inglese, statunitense degli anni 40. Studiano l'esercito e scoprono, per riprendere il tuo discorso sul distacco, no? Scoprono che c'è, studiano l'esercito statunitense durante la seconda guerra mondiale, scoprono questo distacco tra i vertici e i soldati. E scoprono che allora, in realtà, quello che tiene insieme, perché uno dei problemi è: ma com'è che si è tenuto insieme? Cioè, com'è che questi qua dopo Caporetto scappano, poi si rimettono in moto e alla fine riescono a ricoagularsi? Ecco, una cosa non adeguatamente considerata finora, lo fa, ripeto, un po' Mondini, sono proprio le dinamiche informali. Cioè, sono i piccoli gruppi. Lo si vede bene dallo stesso film di Orwell. Una cosa che emerge dal film di Orwell è questa. Allora, intanto l'assurdo, no? È una vicenda, tu lo dicevi giustamente, assurda.
Perché è vero che, e qui c'è un bellissimo libro di Antonio Gibelli, L'Officina della guerra, ma è anche vero che l'officina probabilmente non è una metafora, perché io ci pensavo, l'officina, vedendo il film di Orwell, cioè, ma l'officina è qualcosa che tende all'organizzazione, alla razionalizzazione, lui invece ben presto si capisce, forse non è l'università lo capiamo, no? Niente funziona, è assurdo, e non è un'officina. Nell'officina si riescono a produrre delle cose, lì invece è proprio l'assurdo. Ecco, allora cos'è che tiene insieme tutto questo? Tiene insieme la capacità della gente con i gruppi informali di scoprire i modi per sopravvivere e la reciprocità che è l'unica salvezza verso la sopravvivenza. Ecco, questo credo che sia stato molto probabilmente, cioè in questa rottura che tu giustamente indicavi e in questa rinuncia, una rete che dice ma io cosa c'entro allora rispetto a questo? Proprio anche nella rinuncia sua c'è molto probabilmente invece la dinamica informale con gli altri per cui se è necessario, no? E quando si ritrova la cooperazione, ecco. E notate la differenza tra questo e invece poi l'esaltazione della trincea come retorica, come superfettazione che esce e che fa uscire il fascismo, no? Che usa proprio questo, perché usa una superfettazione, mentre invece nell'esperienza quotidiana questo ha trovato un modo di scoprire. Lì davvero allora è una forma diversa di difficile, cioè dentro l'assurdo scoprire la possibilità di sopravvivere. Ecco, questa è una delle risposte possibili. C'è una domanda? Abbiamo una domanda, certo che ne suscitano tante, soprattutto poi questa trasposizione alla vita di tutti i giorni che ha fatto la professoressa. Se c'è qualche domanda è il momento che i professori possono rispondere. Io non penso che sia veramente un accento perfetto e da sottolineare questo delle dinamiche informali, perché secondo me portano avanti anche in questo assurdo del quotidiano, cioè proprio una piccola ingegneria che vive in questi meccanismi di riconoscimento l'uno dell'altro e comunque di istituzioni da sole, come se fossero da sole, che c'è un onore per portarle avanti, ecco, anche se c'è effettivamente poi questo iato, un iato sempre più grande, questo distacco. Questo è molto importante in un campo come quello della guerra, perché lì si tratta proprio di vite umane, si tratta di capovolgimenti di territori, di industrie, di economie, tutto quello che avete accennato e che ha rivoluzionato tutto. È importante quello che ci vorrebbero, ma avremo altri momenti, quello che è stato l'eco fuori dal nostro continente, quello che ha portato tutti questi americani, tutta questa gente ad avere un richiamo così forte. E sarebbe bello appunto capire che forma di aiuto, che forma di, anche come posso dire, di scandalo, ecco, cioè venendo qua e parlandone in maniera, come diceva lei, anche da spasso, con questa ironia, con questo voler assolutamente dare la propria, il proprio non consenso, il proprio scandalo di fronte a queste cose, capire comunque questo gran numero, che cosa si voleva fare, portare la ragionevolezza di nuovo, portare un grido diverso di umanità, di economia. Anche questo è importante per capire perché c'è stato questo grande afflusso. Ma sa, qui sono cose che sono cominciate a studiare adesso. Credo che l'aspetto più interessante di questa storia è vedere quest'altra faccia della gioventù. Cioè, in realtà, come dire, se noi facciamo una storia della gioventù del Novecento, ecco, si parte, come ha scritto uno storico bene, dalle piazze alle strade. Perché i giovani del Novecento, del 14, vanno in guerra, vanno in piazza come guerra, no? Dietro d'annunzio, eccetera, e poi invece passano attraverso un percorso che li porta nel 65-66 col Vietnam a rifiutarla quella guerra, a rifiutare la guerra nelle strade. Ecco, la cosa interessante è che gente come Dos Passos
si getta nella guerra con questo spirito umanitario, cioè con questo, poi è deluso perché si accorge che in realtà sono mal guidati, insomma, ci sono quelle fenomeni di manipolazione ai quali accennavo, insomma. Ma questo è un aspetto di grande interesse, c'è l'altra faccia della gioventù, ecco, sono quelli che vanno in guerra e poi ci sono, e ce l'è, no? Cioè, tra letteratura, dirvi di nuovo, no, non mi pacchetti troppo, e poi ci sono questi giovani. Io credo che finora forse si siano studiati poco questi giovani qua, così come merito tu ad esempio appunto aver segnalato una vicenda come quella del Pastorino, che è assolutamente straordinaria, questo libro che ricordo che tu mi hai fatto scoprire qualche anno fa, è lo scatto, per quello che il grande storico che abbiamo perduto, Edoardo Grendi chiamava l'eccezionale normale. L'eccezionale ci aiuta a capire la normalità, l'eccezionale normale. Sì, ma in cui posso dire una parola. E in quest'ottica si colloca anche una delle poesie più note di Ungaretti, che non per nulla si intitola Fratelli, cioè nasce il senso di fratellanza, nasce qui, ed è questa forse una delle prime occasioni in cui gli italiani si accorgono di essere italiani, perché a parte le guerre coloniali e a parte il servizio di leva, poi non c'erano state occasioni nelle quali il napoletano fosse insieme al Trentino, il Ligure insieme al Laziale, Romano, e quindi è l'occasione nella quale ci si scopre accomunati da che cosa? E inizialmente dalla voglia di esserci, su cui poi però bisognerebbe anche ragionare molto. Io sento ad esempio una cosa, ecco, da storico mi dirà se è sensato o no, e si insiste molto sul potere che hanno avuto gli intellettuali nel decretare la guerra, nel far passare i neutralisti agli interventisti, e si dice ad esempio dell'importanza che ha avuto la rivista La Voce, altre riviste. A me sembra francamente un po' qualche cosa di artificiale, perché qui forse anche la mostra che abbiamo qua ce lo dimostra, e quando si è capito che la guerra poteva essere un affare, è chiaro che l'industria ha messo tutta la sua potenza sul piatto della bilancia, le guerre si fanno con le armi. Costruisce le armi e si frega le mani quando c'è una guerra. E c'è un libro di Massimo Contempelli, che lo cito rapidamente, intitolato Dallo stendio al mare, che è un reportage che comincia proprio nell'estate del 15, nel quale si visita tutto il fronte, quindi lo stendio fino poi alle Alpi, fino all'Isonzo. E dove comincia questo viaggio? Che dovrebbe cominciare allo stadio, comincia a Brescia. E Brescia perché? Perché Brescia si fabbrica, ma si fabbrica ancora adesso, le armi e le munizioni. Ecco, allora, più dei discorsi, delle parole, dei dibattiti, degli intellettuali, c'è Renato Serra, no? Che Vincenzo Guelli conosce bene, aveva questa idea dell'intellettuale che si deve misurare, che deve vedere cos'è la vita vera. Però credo che questo poi pesasse infinitamente meno, no? Di quanto gli industriali hanno saputo operare poi al Parlamento, anche perché il Parlamento stesso inizialmente era tutt'altro che favorevole alla guerra, ma Giolitti era contrario. E quindi come mai c'è questo cambiamento? Perché Salandra a un certo punto dice no, entriamo in guerra. Non credo che gli intellettuali per queste riviste erano pubblicate in mille copie. L'Italia non è stato un paese di grandi lettori. Io francamente penso che sia un po' una sofisticazione, no? Un cercare delle cause che stanno inutile dire, nel potere dell'industria metalmeccanica, qui in Genova. Sappiamo che non è stata estranea a questo processo, è vero o no? Sì, ho visto una signora che voleva fare una domanda. Sì, hai perfettamente ragione. Poi, insomma,
Grazie. Ho una curiosità. Su Caporetto è stato scritto tanto, anche perché a Caporetto stesso, che oggi è un borgo, una città molto sobria, con un bel museo che riguarda tutto quello che è successo durante la Prima Guerra Mondiale, quindi la disfatta, quindi morti, quindi sacrario, tutto quanto. Su Vittorio Veneto c'è altrettanta documentazione quanto su Caporetto, oppure è rimasto l'episodio più sconosciuto, meno in rilievo, meno sentito, più sconosciuto rispetto alla disfatta di Caporetto, che è stata una tragedia? Guardi, a livello locale ci sono dei lavori su Vittorio Veneto, però non c'è finora una bella monografia della forza di chi ha lavorato su Caporetto. Tra l'altro, infatti, nel libro di Mondini stesso, che raccomando vivamente, è importante, c'è una parte appunto significativa dedicata a Caporetto. Vittorio Veneto c'è una scena e basta. Ho capito, infatti avevo quell'impressione. Sì, no, perché poi Caporetto è il coagulo di un disagio che è un disagio transnazionale, perché se voi pensate quell'estate del 17 nella quale il senso di difficoltà che esplode a Caporetto lo vediamo un po' dappertutto, su tutti i fronti, insomma, no? Ecco, quindi è un, come dire, è un evento epoca in un certo senso. Certamente, anche poi il sacrario, la sua Caporetto, come quello lì, come quello che c'è appunto sull'altopiano, certo. Vi ringrazio. No, solo per prendere brevemente, ecco, il discorso che tu facevi, sicuramente. Ora, ecco, su questo è uno dei grandi nodi storiografici, che è la ricezione. Che noi mandiamo un messaggio, ma poi com'è che viene ricevuto questo messaggio? No, io sono occupato di storia della pubblicità, della comunicazione, eccetera. Ora, una delle cose importanti è che noi su questi periodi non abbiamo strumenti, no? Noi prima degli anni 30 non abbiamo sondaggi compaiono negli anni, le prime indagini di mercato sono degli anni 10 e quelle degli anni 20. Qui prima, e poi peraltro sono fortemente condizionate da chi fa il sondaggio, dalle sue convinzioni, ci proietta, no? Proietta le sue cose, le sue assunzioni non sempre fondate. Quindi su questo sono pienamente d'accordo con quello che tu dici, sono il fatto che troppo spesso si è detto, cioè, questo ha determinato questo. Anzi, il lavoro sarà proprio quello, se si riesce, di recuperare, magari attraverso i testi, magari attraverso la documentazione epistolare, eccetera, possibili tracce delle reazioni. Ma estremamente l'azione, la propaganda, io appunto ho studiato, ho lavorato, la storia pensata, sono degli schedatori, ahimè, dell'enorme fondo per Roma, 1 milione di pezzi. Ebbene, e lì dentro si vede molto chiaramente, insomma, si vede, ma perché non è una storia cominciata nel 1915? Perché queste, le grandi produzioni militari, a saldo, cominciano negli anni 90 dell'Ottocento. Quando il direttore dello stabilimento meccanico Omati scrive a suo cognato, che è Ferdinando Maria Perrone, che fino a quel momento non ha mai visto una nave in vita sua da guerra, vende e commercia nelle cose più diverse in Argentina, e dice, ma lì in Argentina, visto che ci sono tutte queste tensioni tra Argentina e Cile, non è che si riesce a vendere qualche nave da guerra? E comincia una storia, per certi versi straordinaria, un terzo delle navi d'assalto le vende sul mercato internazionale, ma per altri versi spaventoso, perché questa, ecco, io da schedatore in quegli anni che ho passato a guardare 700.000 pezzi da schedatore ho capito fino in fondo cosa volesse dire la cosiddetta corsa agli armamenti. Tutte le cose che abbiamo letto sulla corsa agli armamenti, né più velenosi o anche più convinti, più coraggiosi pamphlet di denuncia, sono superate da quello che trovate nelle carte della Fondazione Ansaldo.
con Perrone che scrive dice, ma non è che possiamo far scattare della zizzania tra queste e queste, e così diventiamo amaro. Oppure dice, no, questa qui l'abbiamo già venduta a due governi, possiamo venderla un terzo. E tutte, poi andiamo a vedere, e tutte cose di questo tipo. E allora, e lì, tant'è vero, Perrone è uno di quelli che per primi intuisce l'importanza della propaganda commerciale, del lavoro sull'immagine, e anche qui bisogna dei saperi straordinari, perché poi hanno sviluppato i saperi, i fotografi che sono coinvolti, sono autori di testi, no? Sono laboratori assolutamente formidabili, orientati però nell'ombra della guerra, ecco, per usare il titolo di un grande libro relativo invece al rapporto tra gli americani e la guerra in generale, nell'ombra della guerra. Allora io vi ringrazio, siamo arrivati proprio perfetti all'ora, direi che gli spunti ce ne sono tantissimi e l'attualità di questo argomento direi che è proprio la viviamo quotidianamente nella nostra storia di tutti i giorni. Io vi ringrazio, allora appuntamento a domani con sempre con il professor De Nicola e il professor Salotti per la proiezione del film Uomo Incontro, che è iniziato con Francesco Rosi per ricordare anche la sua morte, e quindi iniziamo dal più recente e poi come film di denuncia poi andremo avanti. Io vi ringrazio se ci sarete anche domani e grazie mille professor Fasce, e spero con lei di avere modo di creare altri appuntamenti, momenti di incontro. Grazie mille.